Allora, buongiorno, oggi è venerdì 22 gennaio 2021, io sono Chiara Annini e siamo in compagnia di Sandra Cacialli. Era una bambina a cui piaceva andare a scuola, adoravo la maestra perché era anche una donna un po' particolare che ci raccontava anche tante cose di lei. Ci raccontava del suo babbo che era stato antifascista, che l'avevano picchiato gli squadristi. Io mi ricordo bene questo aspetto della storia che entrava in classe. Mi ricordo si andava anche molto a giocare in queste zone un po' di. Dalla mia strada andava un po' a finire, c'era un po' di un misto fra piccole fabbriche di ceramica, perché a Sesto c'era la manifattura della ceramica, e mi ricordo che uno dei giochi era andare a Coccini, che cioè andavamo dove buttavano i pezzi rotti, andavamo a cercare tazzine intere oppure piattini, proprio nella terra di scarto, diciamo. Questo era uno dei nostri giochi preferiti, andare a Coccini, molto si giocava da soli. Cioè, appunto, questo me lo ricordo bene, questa poca presenza degli adulti, cioè tutti non si interessavano a cosa facevi. Ti davano la merenda, c'era cioè il momento della merenda, delle grandi merende, bomboloni, pizze, robe, però quando te l'avevano andata a mangiare, a posto, poi se non facevi danno andava bene così.